solo qualche ora fa abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulle semplificazioni e l'innovazione digitale. Nella settimana di confronto che c'è stata a Villa Panfili con le parti sociali, le associazioni di categoria, le autorità locali, i professionisti, i cittadini comuni, è stato corale l'appello a ridurre la burocrazia, a far correre il nostro Paese. Noi siamo stati sempre convinti di questa priorità e adesso l'abbiamo concretizzata con un decreto che finalmente semplifica, velocizza, digitalizza i procedimenti amministrativi, sblocca una volta per tutte i cantieri e gli appalti. Questa riforma è il trampolino di lancio di cui l'Italia ha bisogno in questo momento.